Buonasera a tutti e benvenuti alla settima edizione di Book City Milano. L'incontro a cui state per assistere è AIM, le Chinatown di Milano, San Francisco e New York. Il libro è acquistabile al Bookshop, che è qui fuori, sulla destra, e vi lasciamo con una citazione. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia tuo schiavo. Gianni Rodari. Buonasera. Innanzitutto grazie per essere venuti. I miei ospiti, Stefano Boeri, presidente della Triennale, Carlo Perizzi, presidente di AIM, Associazione Interessi Metropolitani, da cui dalla loro nasce l'idea di questo evento, Giada Petter, che è geografo dell'Università di Padova, Francesco Boggio Ferraris, che è direttore della scuola di formazione permanente della Fondazione Italia-Cina, Bianca Ravecchia, assessorato alla cultura del Comune di Milano e soprattutto Matteo De Monte, e cioè Rocchi. Ti ringrazio per l'invito, indegnamente sostituisco un collega molto più preparato di me, molto più bravo, però proverò a fare del mio meglio. Allora, noi oggi parliamo di Chinatown e di tre grosse città, San Francisco, New York e Milano, che hanno qualcosa che le lega, ma anche tante cose che le divide, perché l'immigrazione di San Francisco, l'immigrazione cinese di San Francisco, New York e Milano sono tre immigrazioni molto diverse, di tre zone diverse della Cina che culturalmente hanno poco, hanno pochi legami, per cui noi cercheremo di esplorare le differenze e le affinità e capire che cosa può aiutarci lo studio della Chinatown per il futuro della nostra città. Parlando di immigrazione vengono in mente giusto due cose, che è integrazione e memoria. Cioè, che cosa una comunità di immigrati tiene e che cosa una comunità di immigrati deve cedere per integrarsi nel territorio in cui vuole vivere. Non è facile lasciare indietro la propria memoria e adattarsi a un tessuto sociale nuovo, per cui capire anche le difficoltà di un gruppo di immigrati nel crearsi una nuova vita in un paese. Perché è importante AIM? Perché AIM ha raccontato la storia della Chinatown milanese prima di tutti. Questo è un libro pionieristico, che è Cina Milano 1997, e qui dentro c'è il primo vero racconto della Chinatown. Allora io voglio chiedere a Carlo Perizzi di fare un discorso sulla Chinatown e soprattutto di proiettarlo verso il futuro, cioè dove stiamo andando noi. Partirei dal passato e poi cerchiamo magari di intravedere velocemente il futuro. Innanzitutto io non c'ero quando è uscito Cina Milano, ma ho colto l'eredità bellissima di AIM, e questo è veramente l'esempio, uno degli esempi più forti di quello che la nostra associazione fa. Cioè mette un seme e poi spera che qualcun altro lo raccolga e lo faccia germogliare, lo faccia crescere. E questa è la missione che ha AIM, di sostenere la crescita culturale e sociale della città di Milano. Questo libro inaugura una nuova stagione di ricerca sull'immigrazione in Italia e a Milano attraverso lo studio dei profili sociodemografici. Questa parola ci fa capire che è un libro di ricerca, che però ha avuto poi l'intenzione di avere un carattere divulgativo. È un libro che ha più di 20 anni, che purtroppo è introvabile, dovremmo chiedere in qualche modo di ristamparlo all'editore che l'ha fatto o a chi ne può raccogliere l'eredità, perché in qualche modo è ancora attuale no, fotografava la situazione milanese di 20 anni fa, però da lì, da questo libro è originato tutto. Vi leggo giusto qualche passo dell'introduzione della nuova presidente Giuseppe Torrani, in cui diceva: abbiamo scelto di iniziare il nostro viaggio con lo studio sulla comunità cinese, quella di più antico insediamento, quella più riconosciuta e con profili di inserimento fortemente caratterizzati. La comunità proveniente dalla Cina, e nello studio scopriremo che proviene praticamente da un'unica regione, che è lo Zhejiang, è in effetti tra le più integrate del tessuto cittadino. La ricerca smentisce alcuni luoghi comuni dell'epoca sul fenomeno immigratorio: l'identificazione tra immigrazione e marginalità sociale, l'equiparazione tra immigrato e lavoratore dipendente impiegato in occupazioni residuali, l'equazione tra concentrazione degli immigrati e conflittualità con i residenti. Quindi questo era
i pregiudizi che si avevano su questo fenomeno. E poi prosegue parlando di riuso urbano, cioè quello che si studia è la possibilità di un modello di coabitazione tra immigrati e italiani. Questo è una cosa molto importante, perché il libro in qualche modo allude al sostenere le economie etniche anche per un riuso urbano, e qui sta l'attualità, credo, del discorso. Nel PGT passato e anche in quello che è stato proposto adesso, Milano è vista come l'insieme di 88 diverse città, sono chiamati nuclei di identità locale, sono quartieri, li chiameremmo, alcuni di questi sono già città, City Life ha nel suo nome il fatto che è una città che si vuole costruire come tale, la Porta Nuova, quindi le nuove grandi aree di trasformazione, ma la vera scommessa è nella città consolidata. E credo che l'esempio più forte di una città nella città è proprio quello di Chinatown. Anche Chinatown ha già il nome città al suo interno. Ed effettivamente è una parte di Milano. Cosa vuol dire questo? Che Milano ammette la diversità nella sua città e anzi promuove la possibilità di vivere in maniera diversa, culturalmente. Tu hai parlato all'inizio di memoria, direi che questo diventa identità. Cioè la presenza dei cinesi in Milano è un fatto identitario per i milanesi. Lo è, e Chinatown, l'area attorno a Paolo Sarpi, è stato un simbolo di questo, con la penalizzazione del 2011, che era a seguito di eventi anche un po' conflittuali del 2007, in cui la popolazione cinese era scesa in strada perché avevano interrotto la possibilità del carico e scarico per la grande distribuzione. E Milano cosa ha fatto? È intervenuta con la pedonalizzazione, cercando di dare qualità urbana alla città. È inutile dirlo che oggi è una delle aree che ha una grande qualità urbana, che si inserisce in un insieme di discontinuità ma connesse, che vanno da Porta Nuova con la Feltrinelli a Chinatown, all'Asse del Sempione, e quindi credo che qui stia l'interesse del futuro. Cioè Chinatown è un modello del futuro milanese. Questo libro, ho letto un libro di ricerca, ma ha avuto anche la fortuna di iniziare con una parte più poetica. È il racconto della storia del signor Wu, che è protagonista del primo volume che qui vedete, che è Primavera Autunni, che è anche attorno. Scusate. È l'autore, ci tiene assolutamente. L'autore ci tiene perché è il nonno. No, è una citazione molto forte, e da qui l'identità che poi capiremo, e racconta di questo, di questa prima integrazione, non voglio entrare nel descrivere il libro, poi di altre persone che seguono il suo esempio, di un venditore di cravatte che poi inizia a diventare imprenditore nella pelletteria, e lì incontra sua moglie, e una moglie italiana, e qui nasce una famiglia, tutti i problemi di integrazione, delle scelte, se sposarsi in chiesa, e tante altre cose nelle quali non entro perché c'è qualcuno che sicuramente le conosce meglio di me. E poi il volume andava avanti invece con parti più analitiche sulla diaspora cinese nel mondo, sulla popolazione cinese a Milano e sui modi di abitare. Questo è un altro tema fondamentale. Quindi io sono orgoglioso di aver raccolto questa eredità, sono orgoglioso che questo libro abbia ancora il suo valore e che abbia, spero, fatto germogliare queste pubblicazioni bellissime, il filmato che vedremo, e quindi sì, il valore del libro che oggi si celebra nella lettura, ma soprattutto nella scrittura, perché se queste cose non si scrivono poi non si possono tramandare. Quindi ringrazio tutti, perché vedo questa sala piena e mi fa una grande gioia, per aver accolto questo nostro invito, e ringrazio ancora gli autori di questi libri, Matteo De Monte e Ciao Rocchi, perché ogni volta ci chiedono di intervenire, ma poi il contenuto che vedremo è tutto loro, e complimenti per tutto quello che ho fatto. Allora, grazie. E invece Stefano, quindi vuoi chiedere, Chinatown, possiamo definirla una città mondo? Prendo in prestito un'espressione che da te non è mia, per cui è una città mondo oggi, le differenze rispetto al passato, e anche a te vorrei chiedere un guardo sul futuro, cioè proprio che cosa Chinatown ci insegna oggi. Ecco, il libro di Ayama è stato davvero una pietra miliare, e mi ricordo appunto con saggezza, con Aminetto, insomma, è stato fatto un'operazione politecnica molto importante.
Devo dire, dobbiamo cercare di essere molto attenti quando parliamo di integrazione, perché non c'è dubbio che la storia della comunità cinese a Milano sia una storia di una comunità molto coesa, anche perché aveva un'origine geografica molto, come dire, specifica, precisa, e ha mantenuto in larga parte un rapporto con quella parte specifica della Cina, che ha saputo, come dire, produrre un sistema, una rete di piccole e medie imprese che hanno, come dire, poi avuto radici profonde anche in una parte dell'economia, del commercio, dell'artigianato milanese. Però oggi qui non c'è nessuno della comunità cinese, io voglio dirlo. Allora, questo non c'è da questa parte del tavolo, tranne, diciamo, costituita né da quella parte, tranne il signor Chai, che vedo là, che conosco, che sta discutendo da tempo una questione che ci indica come la questione oggi sia aperta. Qual è la questione che la comunità cinese, che è fatta di molte associazioni e molte anime, sta discutendo da tempo? La possibilità di dare una caratteristica, diciamo, di rappresentatività, di identità architettonica a quella che noi chiamiamo Chinatown, cioè l'idea di avere, come succede a Londra, a San Francisco, a Berlino, a New York, una porta, una soglia che indica l'ingresso in Chinatown. Allora, questo è un punto delicato, io non ho risposte, con Anastasia Cerova stiamo ragionando su queste ipotesi da un po' di tempo e credo che altri architetti, altri designer stiano ragionando su questo tema, però la non facile soluzione del disegno e del rappresentare una porta d'ingresso, una porta di uscita, ci dice già molto sul fatto che questa è una città straordinaria, è una città mondo, è una città che ha saputo accogliere e far sue comunità internazionali che sono ormai profondamente radicate, non in tutti i casi, ma in molti casi, però è una città in cui ancora oggi su alcuni punti ci sono dei muri. Allora, la comunità cinese è una comunità integrata, però è una comunità che non viene coinvolta da noi, io parlo, è un'autocritica che faccio, perché non viene coinvolta in una riflessione sulla comunità cinese stessa. E questo è un problema serio. E come credo che ci sia un problema serio quando si pone il problema di dare un segnale di soglia, di identità. E di fronte a questo segnale ci sono diverse strade, c'è il no, come c'è stato negli anni passati, c'è un sì che potrebbe anche essere in un certo senso superficiale, perché in fondo è vero che, per quanto noi possiamo immaginare che Chinatown è una sorta di città globale che ha quartieri sparsi nel mondo, perché così è per certi aspetti, la caratteristica milanese è molto particolare, quel libro la spiega molto bene. È innanzitutto una presenza, diciamo, una diffusione a livello dei cortili, delle corti, cioè quel quartiere viene scelto per una ragione anche tipologica, urbanistica, perché poi le attività principali sono attività di tipo logistico che hanno bisogno di zone per immagazzinamento, per l'accumulo delle merci e viene poi parzialmente anche tra virgolette colonizzato sul piano residenziale. La Chinatown cinese è una città, Milano in realtà è un quartiere misto dove ci sono ancora moltissime famiglie, come dire, tra virgolette autoctone, anche se questo può sembrare un elemento di scarso rilievo, dove quindi la caratterizzazione unicamente come Chinatown è stata problematica, è stata, guardo un rappresentante importante della comunità di Paolo Sarpi, è stata per molti anni anche comunità diventata un argomento di polemica politica. Questa questione andrebbe affrontata oggi, perché forse uno potrebbe cominciare a pensare che rappresentare una porta non necessariamente significa rappresentare l'ingresso in un altro mondo. Ci sono delle soglie che sono delle soglie che raccontano la complessità di un mondo in cui si entra, che può essere un mondo misto dove ci sono scambi, relazioni, intensità di culture, no? Quindi voglio dire che le cose non sono poi così pacifiche, non sono così facili, e che sarebbe molto bello rifare questa discussione avendo qui da questa parte del tavolo i rappresentanti delle comunità.
Susanna, posso dire una cosa, se no poi andiamo avanti con la discussione, sì. Volevo in qualche modo dare una risposta anche al Presidente Boeri. Sì. Noi abbiamo organizzato questo incontro insieme ad AIM con un taglio preciso, però invece proprio rispetto a questo argomento, noi domani facciamo un incontro al MUDEC in cui sono presenti, è un incontro di reading letterari e saranno presenti solamente dei lettori, degli autori che appartengono alla seconda generazione cinese, che è quella, non parlo della seconda generazione, cioè quella che è arrivata con il primo ricambio generazionale, ok? Ci sono famiglie cinesi che sono arrivate alla quarta, alla quinta generazione oggi, però è la prima volta che esiste un primo ricambio generazionale in cui ci sono dei cinesi di seconda generazione, per cui ci saranno Francesco Wu, presidente di UNIC, Luca Sheng, presidente onorario, rappresentante di Associna, e in quel contesto in cui si fanno dei reading letterari che raccontano la vita quotidiana dei giovani cinesi di Prato, lì sono sicuro che ci sarà una grande presenza di questa cosiddetta comunità cinese, ma parliamo sempre di una intelligenza, ok? Nella stratificazione di questa collettività cinese che ha un secolo di storia e quindi è molto stratificata, è vero, esiste sempre il nucleo del legame con gli italiani che è il lavoro, l'economia, l'impresa, è sempre importante, però oggi esistono cinesi di seconda generazione che hanno aperto dei discorsi pubblici sul piano dell'arte, sul piano della letteratura, e il prossimo step è sicuramente quello della politica, per cui effettivamente sarebbe bello, però avendoli convocati tutti domani, ed è quello, è un miracolo averli, non avrei sicuramente potuto invitarli anche qua oggi, però non è escluso che si possa ripetere veramente un incontro del genere con degli interlocutori che sono quelli portavoce oggi di questa comunità. Allora dunque, adesso vedremo Kimbo Appo, che è stata una graphic novel pubblicata sulla lettura del Corriere della Sera, che è uscita l'anno scorso a novembre. Kimbo Appo è il pioniere, è stato un pioniere, perché dalla Cina si è trasferito prima a San Francisco, siamo andando in metà del 1800, per poi approdare a New York. È stato uno dei primi fondatori, forse possiamo dire il primo fondatore della Chinatown di Lower East Side in Manhattan. La storia di Kimbo Appo è particolare perché c'è un Kimbo Appo buono e un Kimbo Appo cattivo, cioè è un modello positivo, ma poi è stato un capo espiatorio, e vedremo perché, e poi ce lo spiegherà Matteo. Tanto se vogliamo vedere... Sì, facciamo partire questo filmato che è un po' il nostro contributo a questo incontro, visto che siamo soprattutto i nostri attori. Dunque, la prima Chinatown di San Francisco è quella, diciamo, l'esempio principe di Chinatown in Occidente. È la primissima, e non esiste più perché dopo il terremoto del 1906 e dopo l'incendio è stata completamente distrutta. Quindi ricavare materiale iconografico è stato molto difficile per Matteo. Lo studio che c'è dietro a questa graphic novel, voi puoi venire qua intanto sì, ti rispondi. Sì. Io vorrei chiederti quanto l'iconografia di una Chinatown che non esiste più e di cui nessuno ha materiale, di cui nessuno ha prova, quanto ha avuto importanza nel tuo disegno, nella tua opera? Sì, quella iconografia condensava qualcosa che poi dopo non si è più potuto riproporre, nel senso che la Old Chinatown di San Francisco comincia a formarsi, il nucleo originario, ci sono i primi documenti, sono del 38, dei primi mercanti che arrivano lì, quando ancora San Francisco si chiamava Yerba Buena, e quindi piano piano è andata sviluppandosi l'insediamento della Old Chinatown, però durante la costruzione poi dopo della ferrovia che univa, praticamente una bretellina univa San Francisco a Sacramento, e poi da Sacramento andava fino a Nevada e poi si sarebbe riunita con un altro pezzo di Central Pacific che arrivava, si dovevano riunire praticamente a Salt Lake City, nello Utah. E per fare la ferrovia, il pezzo dei lavori che andava da ovest verso est, l'hanno costruita tutta soprattutto lavoratori di origine cinese. Quindi si sono insediati cinesi proprio dietro dove stavano i grandi magnati. In particolar modo questo distretto era molto centrale,
ed è stato fotografato da uno dei primi fotografi della documentaristica sociale americana, anche lui un immigrato, che si chiama Arnold Gente. Sono lui, Jacob Riis, che ha fatto tutto quel lavoro sul Lower East Side. Erano i primi fotografi che documentavano la realtà, diciamo, dei sobborghi, degli slums. E lui ha fatto questo lavoro con delle specie di candid camera nella Old Chinatown di San Francisco. E perché è importante questo? Perché la Old Chinatown di San Francisco condensava ancora degli elementi culturali che poi dopo sono scomparsi, perché era un miscuglio di quello che era ancora il sistema feudale cinese con degli elementi già di protocapitalismo americano. Quando poi nel 1911 l'impero cinese crolla, tutta quella cultura, diciamo, ancora imperiale, ancora tra virgolette medievale, una cultura molto, molto arcaica, non esiste più, per cui la Old Chinatown di San Francisco in qualche modo, prima di scomparire, ha fotografato un momento anche a livello iconografico, perché questi Chinamen di San Francisco avevano sempre il codino, se in fondo erano andati in America potevano anche tagliarselo, no? Invece no, il punto è che loro facevano continuamente avanti e indietro tra la Cina e l'America, e siccome l'imperatore, cioè il portare questo tipo di acconciatura era proprio un decreto imperiale, c'era proprio l'obbligo non solo di intrecciare i capelli, ma anche di rasarli alla moda, cioè all'usanza tradizionale di questa dinastia che non sono cinesi. Quindi nelle Chinatown si è mantenuto qualcosa che nel resto, cioè se non fosse per questa documentazione che noi abbiamo di questo fotografo, quelle successive sono state costruite già programmaticamente con l'intento di farne un po' dei parchi tematici, proprio programmaticamente da parte sia degli abitanti e degli esercenti mercanti cinesi, sia delle autorità che hanno deciso per la prima volta di fare questa porta, come diceva il presidente. Quindi io, per ricostruire anche l'immagine di questi cinesi che sono poi arrivati anche alla nostra esposizione universale qua di Milano nel 1906, sempre quello è l'anno, quindi mi sono basato su lo studio di questi abitanti della Chinatown di San Francisco che arrivano fino alla soglia dell'incendio. Lui è andato avanti per 10 anni a fare fotografie e quindi io mi sono ispirato a quello. Però volevo dirti una cosa, che visto che siamo nella cornice di Book Libri, di Book City, lega molto questo libro che ci raccontava della nostra Chinatown meneghina. Io ho conosciuto personalmente tutto il pool di questi ricercatori che fecero parte di questa ricerca. Erano alcuni architetti, alcuni urbanisti, alcuni sinologi, alcuni sociologi, alcuni antropologi, e in particolar modo l'urbanista Christian Novak, che si è occupato della redazione delle parti più specifiche, aveva letto e aveva utilizzato un libro che l'aveva molto ispirato a livello metodologico, che è un libro di un nostro grande americanista milanese che si chiama Mario Maffi. Il libro è un libro dedicato alla Lower East Side Manhattan, e studiava proprio il Lower East Side nella sua, come dire, stratificazione multietnica, e si chiamava Il Mosaico delle Città, pubblicato da Feltrinelli. E quel libro, che analizzava la Chinatown anche insieme a Little Italy, insieme a Little Ukraine, Little Germany, è stato a livello di ispirazione, ma anche a livello metodologico, di ispirazione per questo libro. Per cui quando noi poi abbiamo ritrovato la vicenda di Quimbo Appo, l'abbiamo trovata in questo libro di Mario Maffi, e quindi tutta questa storia del Chinatown si rispecchia anche attraverso i libri che ne hanno narrato. La cosa buffa è che noi ci siamo trovati a continuare a studiare di Chinatown, come anche poi quella di San Francisco e New York, mentre cercavamo di scappare dalla Cina, perché dopo 2 libri sui cinesi, sulla Chinatown qua di Milano e tutte le famiglie, le prime famiglie, quelle che costruirono la storia della nostra comunità cinese, a dire la verità eravamo un po' stufi e volevamo lavorare ad un progetto che avesse invece come sfondo Manhattan e il suo Lower East Side. Per cui quando poi ci siamo ritrovati appunto a studiare su questo libro del professor Mario Maffi, di cui stava parlando Matteo, e abbiamo scoperto che per quanto riguardava la Chinatown di New York c'era un migrante numero zero, per noi è stata un'emozione enorme, perché per quanto noi abbiamo provato ad andare indietro, il migrante zero di casa nostra ancora non l'abbiamo scoperto. E quindi questo ci ha fatto veramente mettere da parte tutto quello su cui stavamo lavorando per rimergerci nuovamente. Non so se Antonella ti ricordi, era proprio il pallino di quel pool di ricercatori, trovare il migrante zero. Quimbo Appo, pioniere,
raccontiamo la sua parabola, cioè noi abbiamo un kimbapo buono, ma finiamo con un kimbapo cattivo. Cioè, sì. Almeno così, come lo hanno ritratto. Raccontaci un po' la parabola di kimbapo, cioè cosa è diventato, da cosa è partito e come è diventato. Diciamo che lui era un uomo speciale sin dall'inizio e, come abbiamo visto in questa piccolissima graphic novel animata, aveva imparato l'inglese, aveva sposato una donna irlandese, aveva aperto addirittura 3 empori in cui veniva venduto tè a New York, a New Haven e così via. Ma il suo punto forte era proprio lui, la sua personalità, cioè era un bel ragazzo, esteticamente bello, con dei modi di fare da dandy, ed effettivamente attirava l'attenzione soprattutto degli americani, non tanto dei cinesi. Lui non si mescolava agli altri cinesi. Quando c'è stata la corsa all'oro e i cinesi sono andati a nord verso lo Yuba River, lui è andato a sud verso il San Joaquin River con i sudamericani, con gli australiani, cioè lui gli piaceva stare in mezzo alla gente e a mischiarsi, e questo è sempre stato il suo punto di forza. Solo che era un personaggio in vista, si potrebbe dire, no? E quindi quando ti mettono sul piedistallo poi è facile anche che ti diano una botta per farti cadere. Questo è quello che è successo a lui. Perché gli è successo? Perché comunque aveva sposato una donna irlandese, una sera è tornato a casa, la moglie era ubriaca, come capitava spesso con le amiche, si erano ubriacate in casa. La discussione, i toni fra moglie e marito sono diventati un po' più alti, le amiche sono intervenute, si sono alzate dalle sedie, le hanno prese, hanno cominciato a sbatterle sulla schiena del povero kimbapo, che per difendersi era in cucina, ha preso un coltello e ha ammazzato la padrona di casa. Lì è iniziato il suo incubo, cioè se all'inizio il suo era il sogno americano, un sogno di successo che si stava effettivamente realizzando, è iniziato un incubo. Gli hanno dato subito la pena di morte, poi in realtà è stata commutata questa pena in 10 anni di reclusione, ma nel frattempo anche a Manhattan il razzismo nei confronti dei cinesi stava veramente arrivando ad un crescendo, tanto che nel 1882 si arriverà ad avere il Chinese Exclusion Act, cioè nessun tipo di manodopera cinese poteva entrare negli Stati Uniti d'America. E quindi la sua parabola, come hai detto tu, va inserita nel contesto storico di quegli anni. Anche la Chinatown di New York, come quella di San Francisco, cioè se noi dobbiamo fare un paragone con quelle che abbiamo qui in Italia o in Europa, comunque le nostre Chinatown sono aperte. No, dicevamo, non c'è un arco, non c'è una delimitazione fisica. Perché? Perché Milano così... C'è. Sì, no, Milano non c'è. Parigi molto c'è. Sì, sì. A San Francisco e a New York, dove appunto il razzismo nei confronti dei cinesi è stato forte, e riuscire a entrare in una Chinatown, far parte di una Chinatown, era un modo per proteggersi dall'esterno. Se ti tirano le pietre, vai dove non te le tirano, capito? E quindi poi tutta una serie di servizi alla persona in lingua cinese, no? Hanno contribuito a quell'immagine di Chinatown chiusa, ma qui da noi non è così. Mi viene in mente, ci sono anche altre Chinatown, magari poi parleranno loro, però che non sono in un solo luogo della città, ma sono quartieri sparsi, no? Questo perché comunque anche a Milano la presenza cinese è solo il 10% dei residenti del quartiere Canonica Sarpi è effettivamente cinese. Certo, sono loro le vetrine, i negozi su strada, quella resta la loro vetrina, ma anche per via dei costi proibitivi, degli affitti e delle case, i cinesi vivono in Bovisa, vivono a Niguarda, vivono in via Padova, e quindi è una comunità che resta comunque aperta. Lo spunto geografico chiama in causa di ripeterle, perché a cui voglio fare un discorso di contaminazione, cioè arte e geografia. Come il racconto di Cherokee Matteo Del Monte, per esempio, può aiutare te, voi, nel vostro mestiere? Cioè, da questa graphic novel, come vi può aiutare a costruire un discorso geografico, cioè proprio di territorio, perché è lì che quello è poi il problema, cioè... oltre insomma al racconto storico, poi se parliamo di futuro, come dicevamo con Verizzi e con noi, poi dobbiamo arrivare diciamo al territorio, ai fatti. Come ti può aiutare un discorso di questo genere artistico e sfocia nella geografia? Ti ringrazio intanto per questa interessante domanda che mi permette di presentare una geografia che forse è poco conosciuta o
appunto di cui si parla poco, che è una geografia di tipo culturale, una geografia letteraria, che è quella di cui mi occupo poi nello specifico, e ancora più nello specifico la geografia dei fumetti, quindi parte da un linguaggio particolare e a partire da questa narrazione cerca di comprendere una serie di spazi, come gli spazi vengono raccontati. Se tu mi chiedi quali sono gli interessi dal punto di vista geografico che potrei riscontrare come docente all'interno di quelli che sono i volumi e le ricerche di Licciai e di Matteo, in realtà probabilmente potrei annoiarvi a lungo, nel senso che i motivi sarebbero tanti, cioè a partire dalla ricerca etnografica ed archivio che loro hanno fatto e che sta alla base anche del valore scientifico e della densità del loro discorso, o il lavoro sulle mappe che hanno costruito, per cui la cartografia storica, se io fossi appunto mi occupassi di geografia storica avrei nel loro racconto retrospettivo grandissimo interesse, e così come se io mi occupassi nello specifico di migrazioni e di politiche di integrazione, in realtà il loro racconto potrebbe essere uno spunto per capire come a partire da un racconto del passato in realtà noi potremmo interpretare quelle che sono le dinamiche poi della nostra società contemporanea, e questo potrebbe in un certo senso rifrangersi a partire dalla comunità cinese per poi raccontarci molte altre esperienze e presenze migranti nelle nostre città contemporanee, e quindi fanno parte, hanno un radicamento nella nostra storia e nei nostri spazi. Quello che a me interessa nello specifico è invece proprio questo racconto di contaminazione tra dei linguaggi che non ci aspetteremmo forse fossero così seri, no? Che sono appunto il linguaggio del fumetto in primo luogo, ma poi in realtà l'esperienza di Matteo e Chai io di solito la racconto ai miei studenti proprio perché è multisfaccettata, e come le città contemporanee sono complesse c'è una crisi nella capacità di raccontarle e quindi poi di comprendere, di interpretarle. Allo stesso modo loro in realtà hanno abbracciato talmente tanti linguaggi nel tentativo di raccontarcele che forse le rendono più accessibili, le rendono più interessanti, per cui io ai miei studenti forse non potrei proporre, questo mi dispiace, di leggere questo volume del 97, però posso proporre in maniera anche provocatoria di leggere invece i fumetti di Chai e di Matteo, oppure di guardare il loro documentario, e questo è quello che insomma dal mio punto di vista loro portano al discorso geografico. Portano un discorso di complessità, di linguaggi, che rende appunto più accessibile la complessità delle nostre città, ci permette di raccontarle e quindi poi di comprenderle in maniera ovviamente non totale, non definitiva, però danno degli spunti di riflessione sicuramente. Ognuno di voi mi sta dando uno spunto per il prossimo ospite. A Francesco Poggioferraris vorrei invece chiedere, sta facendo il racconto totale della Chinatown. Mi piacerebbe sapere, dalla Chinatown arriviamo anche al nostro racconto, cioè la Chinatown della nostra città racconta qualcosa di noi, cioè che cosa ci può spiegare, raccontare di noi stessi, della società in cui siamo nati, cresciuti, la Chinatown, cioè che cosa... Dove si va raccontando, insomma, dove andiamo dopo la Chinatown? Cioè, ci racconta qualcosa di noi, ci chiarisce qualcosa sulla nostra identità, non solo della loro identità, e questo secondo me è anche un punto interessante, perché non stiamo parlando solo dell'identità cinese, ma anche della nostra, perché la Chinatown è la nostra città, per cui racconta qualcosa della nostra identità. Sì, io dico che potremmo partire proprio da questo spunto per fare un ragionamento che ci porti un pochino fuori dalla Chinatown, perché quando tu mi chiedi che tipo di influenza questo ragionamento possa avere su di noi, è un'influenza di tipo, secondo me, esplosivo, e in questa esplosione crolla anche il concetto stesso di Chinatown. Provo a calare questa suggestione nella realtà. Con la scuola di formazione permanente, noi in Fondazione Italia Cina creiamo tutti gli anni un evento che secondo me è la prova dimostrata di quanto il termine Chinatown stia un po' stretto alla circostanza, alla situazione, non so neanche io come la vogliamo chiamare, dei cinesi a Milano, perché infatti io sono uno dei folgorati sulla via di questo libro, ovviamente alla fine del 90, basta prendere la copertina per vedere che non c'è scritto da nessuna parte Chinatown. Chinatown è un'espressione che sta stretta al caso milanese. Poi sono d'accordo anche io che andare a Londra è tutta un'altra suggestione, però qui dice Milano è un giorno, cioè i wenzhouisi di Milano all'inizio. Poi parli con un amico cinese e loro ti dicono Tanlejie, abito a Tanlejie, che significa la strada degli uomini Tang. Tang è una dinastia cinese, 7 secolo d.C., un po' il rinascimento cinese, quindi quasi a dire
come se ci sono, sono uno di quelli di figli di Leonardo da Vinci. Cioè, allora, Chinatown è una bella etichetta suggestiva, gliela abbiamo appiccicata su noi. Poi qui dice Chunala, che è uno slogan, in qualche modo, è un Chongyu, un proverbio, che dice mastico amaro, mastico una radice amara e sopporto il duro lavoro, che era quello che aveva fatto il nostro protagonista in California, esatto. Perché voglio dire questa cosa? Perché questo slogan, che è l'identità, è quella lì. Cioè l'identità non è essere cinesi dentro una zona circoscritta, è essere wenzhouesi, essere figli della dinastia Tang, è essere quelli che sudano, faticano, mangiano amaro. E perché esplode questa cosa nel 2018? Perché, chiudo, l'anello, con la Fondazione Italia Cina organizziamo un evento che si chiama Italy China Career Day, ed è una giornata dove i figli delle seconde generazioni, le quarte, le quinte, vengono a incontrare le aziende di primissimo livello italiano, europeo, internazionali e anche cinesi per lavorare. E come unico comune denominatore hanno il fatto di conoscere la lingua e la cultura cinese, che poi siano italiani, cinesi di seconda generazione, francesi, papà cinese, mamma americana, ovviamente non ci interessa. E quello che cui assistiamo, molto da milanese lo dico, ed ecco perché dico ci cambia, è che alcuni di loro vengono da Sarpi, vengono dal contesto di Sarpi, hanno avuto una crisi generazionale, magari intergenerazionale con i genitori, no? Che hanno l'import-export, sono arrivati negli anni 60, 70, hanno aperto il ristorante, e però li hanno fatti studiare. Cioè hanno studiato e si sono laureati alla Bocconi. E magari di portare avanti l'azienda familiare non hanno tanta voglia, vogliono andare a lavorare in una grande azienda internazionale. Ecco, come faccio a dire che questa è Chinatown? Ma arrivano da lì, arrivano da Sarpi. Secondo me noi stiamo un po' come stiamo guardando un po' al passato, che è la radice storica fondamentale, va conosciuta, ma il futuro è già qua, perlomeno noi lo vediamo in questo contesto di tipo veramente professionale. Poi, se devo siamo qui anche per celebrare il valore di questo libro, di questi libri, di questo lavoro di Chai e di Matteo. E io credo che il modo migliore per celebrarlo, al di là delle bellissime parole che si possono spendere in un'occasione come Book City, sia individuarne delle applicazioni pratiche. Io gestisco una scuola e in questa scuola, già, io non lo suggerisco, lo compreremo da febbraio come lettore obbligato per chi? Per gli studenti italiani e internazionali che studiano cinese, tanti sono nelle scuole superiori. L'anno scorso Intercultura e Ipsos, Pagnoncelli, hanno fatto una bella ricerca, è emerso che in Italia ci sono 3.636 scuole superiori, d'accordo? In 279 di queste, cioè l'8%, si studia cinese. 5 anni fa era l'1%. Non è tanto l'8% se vediamo in termini generali, ma se tutti noi pensiamo quando abbiamo fatto le superiori era lo 0%, quindi qualcosa sta cambiando. Ora, in queste 279 scuole superiori si impara il cinese, ma solo nel 4% di queste scuole superiori si impara anche la storia e la cultura, cioè si studiano storia e cultura cinese. Capite che c'è qualcosa che ancora non funziona. È vero che il cinese è la lingua del futuro e impararlo aiuta a lavorare, ma se io lo slego completamente dal tipo di ricerca che hanno fatto, un tassello, ovviamente quello che hanno fatto Matteo e Chai, diventa sterile il ragionamento. E probabilmente alla mia epoca avremmo studiato un libro come questo. Oggi il medium ideale per i ragazzi delle scuole superiori, converrete con me, può essere una graphic novel. Se dobbiamo affascinarli allo stesso tempo, in qualche modo formarli, funzionerà sicuramente meglio. Ma è la stessa pasta ovviamente del lavoro che io come tanti altri colleghi abbiamo utilizzato in passato. Poi lo utilizzeremo anche con gli studenti cinesi, perché ogni anno accogliamo tanti studenti dalla Cina che studiano italiano da noi e ambiscono a entrare all'Accademia di Belle Arti di Brera piuttosto che al Politecnico di Torino. E Matteo e Chai, con questi ragazzi, l'anno scorso hanno già fatto un bellissimo laboratorio e sono emersi degli argomenti negli argomenti, non avremo il tempo di analizzarli, però è talmente complesso il ragionamento che potete immaginare per alcuni di loro che arrivano da zone della Cina dove Xintian e lo Zhejiang o Wenzhou sono distantissimi, la storia della migrazione non li tocca. Per altri che magari arrivano da zone limitrofe si sentono, c'è un coinvolgimento anche emozionale differente. Quindi abbiamo scoperto tante cose insieme a Matteo e Chai. E poi, se mi consentite, un terzo ultimo spunto per cui questo lavoro è diventato molto interessante è guardarlo dalla prospettiva cinese.
perché quest'opera, una di queste due opere, è arrivata in Cina, è stata pubblicata in Cina, uno degli ultimi sforzi, non piaceva, non l'hanno ancora menzionato, ma è stato varcare le soglie del complicatissimo mercato editoriale cinese. Quindi sono stati tradotti in cinese e posso dirvi che l'editoria in Cina intanto è un settore, fa parte delle industrie culturali creative, cosiddetto parte ICC, della, ovviamente del paniere dell'industria cinese in grandissimo fermento, ed è caratterizzata, come tutte le industrie che descrivono il mondo cinese, da numeri stratosferici rispetto ai nostri. L'editoria cinese l'anno scorso ha superato quella americana. Sono stati pubblicati, leggevo ieri, 470.000 volumi contro, in un anno contro i 338.000 degli Stati Uniti. Chiaro che poi il rapporto rispetto al lettore, sì, cioè libro-lettore, è ancora differente. Il caso però di Matteo Ciai, di Primavera e Autunni, è un caso interessantissimo, perché il loro editore Tantan, si chiama Tantan, l'ha messo tra i best seller, se non sbaglio al secondo posto, guardavo un po' sui siti internet cinesi in questi giorni, e credo che sia un risultato estremamente importante, se non altro da osservatori di cose cinesi, per un motivo, anche solo per un motivo. L'editoria cinese, il tema della diciamo censura, il tema della difficoltà ad affrontare temi sociologici, culturali, storici, è importantissimo in Cina. Loro ce l'hanno fatto, magari ci potrà raccontare Matteo le notti insonne spese a negoziare argomenti su Taiwan piuttosto che, però insomma fa parte anche un po' di aspetti in qualche modo anche folcloristici, ma io reputo questo, cioè lo sbarco sull'editoria cinese, personalmente uno degli obiettivi raggiunti di cui dovrebbero andare. Invece a Bianca Ravecchia, comune di Milano, assessorato alla cultura, vorrei chiedere di parlare del progetto Chinaman. Chinaman è stato un libro, progetto video, una mostra al MUDEC di Milano nel 2017. Possiamo considerarlo un progetto culturale virtuoso della città e come? Cioè raccontiamo che cos'è stato Chinaman e cosa ha dato alla città in più. Certo, allora, innanzitutto esatto, Chinaman è il prodotto di una ricerca, di un progetto e anche il catalogo di una mostra, sui generis ma anche il catalogo, ed è un progetto che appunto io lavoro, anzi come dire, un tipo di servizio che normalmente non è particolarmente noto, che il Comune di Milano abbia alla Direzione Cultura, all'Assessorato Cultura, un ufficio che si occupa proprio dei progetti e delle relazioni, ma non inteso come relazioni diplomatiche, proprio dal basso, con le associazioni delle comunità straniere a Milano. E questo progetto, tra l'altro, che si chiama appunto Città Mondo, è nato da Stefano Boeri, quando era assessore alla cultura, quindi tutto torna, ecco, siamo qua oggi a parlare di questa cosa che nasce in quel momento lì, in un momento in cui l'amministrazione pensa, l'allora assessore Boeri pensa, rivolgiamoci alle associazioni delle comunità internazionali, non come problema e quindi non lasciamola al sociale, ma come risorsa. Quindi venite, questa porta è aperta, progettiamo qualche cosa assieme e soprattutto raccontateci, narrateci in qualche modo le vostre storie in prima persona, perché appunto il rischio è sempre un po' che lo facciamo da italiani che vedono questa storia. Ovviamente è un progetto lungo, complesso, che come dire, ha bisogno della fiducia anche delle persone che si fidino sul fatto che in tanti errori e tentativi, errori anche che fa l'amministrazione pubblica, c'è comunque assolutamente una buona fede e un ritenere che non sia una cosa di buonismo occuparci delle altre culture che abitano la città, ma che sia veramente strategico per questa città. Cioè oggi noi, se abbiamo, questi sono gli anni in cui riteniamo che Milano sia meglio, cioè siamo contenti di essere a Milano, di appartenere a questa città e riteniamo che davvero, specialmente l'Italia oggi, sia non so come dire, un avamposto di resistenza. Ecco, se Milano ci fa questo effetto è perché probabilmente qui si sono verificate delle relazioni, un meticciato che rende un po' più facile la vita a tutti. E quindi noi abbiamo
diciamo, è stato un po' la molla che ha dato anche là questo tipo di progetti, è stato poi l'apertura del mondo del Museo delle Culture. Quindi Museo delle Culture, che non voleva essere un museo semplicemente che gestisce, conserva, valorizza un patrimonio del passato, ma che aveva un senso se lì avessero risieduto in qualche modo le culture contemporanee che abitano la città, perché alla fine è sempre un discorso sulla città, cioè quello che diciamo sull'identità, sul discorso sulla città è proprio questo, cioè che la città oggi è fatta da tutte queste voci, da una pluralità di voci, e se riusciamo in qualche modo a passare da tante differenze ad avere una cultura della differenza, a un rispetto di queste differenze e soprattutto a una valorizzazione di quello che è, perché poi da parte nostra c'è anche un discorso sempre, come dire, educativo, diciamo. Non a caso i progetti si rivolgono molto anche alle scuole e noi abbiamo cominciato, come dire, il modello Cina è stato un modello Chinaman che poi abbiamo applicato l'anno successivo all'Egitto e un po' alla comunità araba e che adesso stiamo facendo sul Perù. Cioè, ogni anno cerchiamo, proprio partendo da quali sono o le più antiche comunità presenti a Milano o comunque le più numerose, diciamo. Ed è un discorso intorno ai pregiudizi, perché poi anche per noi, cioè noi partiamo da non esperti, cioè ecco, a questo tavolo molti sono gli esperti di questa cosa, giustamente il riferimento, tutti dicevano il 97, io nel 97 mi occupavo di tutt'altro, per cui per noi è anche un'immersione, cioè lo facciamo da cittadini, cioè nel senso che uno dice fai questa storia, ti immergi in quella comunità in modo abbastanza vergine, pur appoggiandoci ovviamente per Chinaman alle ricerche che in questo, fino adesso diciamo è un, ha fatto Daniele Brigadoi Colonia, che è un grande studioso dell'immigrazione cinese e non solo, ma su, diciamo che sui cinesi ha una sua una sterminata produzione. E ci siamo appoggiati appunto a Matteo e a Chai perché appunto Matteo in qualche modo aveva, oltre che la storia personale che aveva appunto già raccontato in primavera e autunni, aveva anche la capacità di raccontarla, assieme a Chai riuscivano a declinare questa cosa in una maniera raccontabile. E abbiamo fatto appunto una ricerca antropologica proprio nel quartiere, perché è un po' il quartiere è l'inizio, appunto adesso sappiamo che ce ne sono più ad Erdogan che in Paolo Sarpi, però esatto, però è lì che è iniziato il tutto, per cui la nostra era un tentativo di andiamo a scavare delle cose che rappresentavano anche per l'universo milanese complessivo, cioè andare nelle famiglie che erano, come dire, gli eredi dei primi, dei capostipiti, di quelli che sono dei primi emigrati, e ritrovare, abbiamo chiesto a ognuno di loro di raccontare una storia e di tirar fuori dei pezzi magari tenuti in cantina, e quindi ritrovare le prime borse cucite da Nanchino, che moltissimi milanesi si ricordano che era la prima cosa, ritrovare le porte della Pagoda, ristorante che apre nel 1962 con un editoriale in prima pagina, un grande articolo in prima pagina di Dino Buzzati sul Corriere della Sera, che dice finalmente anche noi a Milano abbiamo un ristorante cinese, e quindi non era l'idea del CIP, venne i ministri, Mina, non so, altri chiari, c'è gente dello spettacolo, la gente che vengono a inaugurare un ristorante cinese, perché era una cosa che solo si era vista a Parigi, si era già vista a Roma forse, ecco. Però quindi tutte queste storie, queste narrazioni andavano proprio nel solco di raccontare una storia anche bella, che non fosse fermarsi al fatto che poi gli ultimi emigrati sono quelli che non sposano più delle donne italiane, quindi c'è meno mescolanza e oggettivamente parlano una lingua molto complicata, cioè che quando noi andiamo in Cina abbiamo lo stesso tipo di difficoltà e ci chiediamo quanti anni dovremmo studiare. Ecco, Francesco che ha esibito questo fantastico cinema. Sì, ma ci sono tanti anni. Non sono un caso. Ecco, non è eccezionale. E quindi è ovvio che uno dice, poi sono molto concentrati sul lavoro, in questo devo dire che si sono. Il sino Meneghino cioè si è trovato bene probabilmente questa idea del lavoro è stata ben condivisa, quindi sono hanno tante associazioni tra loro molto concentrate sul lavoro, sul commercio, sul business in qualche modo,
quindi hanno come meno tempo da dedicare, diciamo, a cose culturali, però apparentemente, perché poi noi da questo progetto abbiamo fatto per 6 mesi un'indagine, appunto, che poi abbiamo portato al MUDEC i risultati di queste indagini, abbiamo fatto tantissimi incontri, tantissimi un percorso proprio, che poi è sfociato in una mostra. Alla fine di questa mostra abbiamo realizzato, appunto, soprattutto con Matteo Ciardi, abbiamo realizzato Chinaman, questo catalogo, che era un catalogo che abbiamo candidato a Book City Scuole. Quindi l'anno successivo, Book City Scuole, molti maestri elementari e delle medie hanno scelto questo libro per raccontare la storia della Cina a Milano e di Chinatown, e degli esordi di Chinatown, che poi, appunto, sappiamo che si chiamava Borgo degli Ortolani e non Chinatown, ecco, perché era così discipulato, dei cipollai, esatto. E hanno partecipato a questo progetto, in cui loro si sono spesi tantissimo, però hanno partecipato 14 classi tra elementari e medie, e c'è stato una 3 giorni di restituzione di tutto questo lavoro, sempre fatto al MUDEC, in cui veramente si è vista una Milano che lascia delle grandi speranze, cioè un risultato straordinario con maestre che hanno portato tutti i bambini. Le rappresentanti di classe ci dicevano: normalmente i bambini cinesi non li fanno andare neanche alle altre feste di compleanno, oppure solo se viene la mamma, cose così. In questo caso le mamme, che hanno appunto i ristoranti, i bar, eccetera, avevano dato i loro figli alla rappresentante di classe dicendo: accompagnano tu purché ci sia. E i figli hanno fatto delle cose, cioè erano veramente i protagonisti, ammirati dagli altri bambini, perché avevano, come dire, una storia bellissima da raccontare, di cui loro erano fieri. Quindi c'è tutto un lavoro che credo si possa fare su tutte le comunità, ma che sulla Cina sia particolarmente emblematico e sia stato anche raccontato molto bene, che poi porta continuamente a, cioè non finisce lì, ecco, non sono stati degli eventi, è una costruzione di senso e una visione che abbiamo della città da raccontare, per cui va avanti, cioè non a caso, ecco, prima abbiamo citato Francesco Vu, per esempio. Ecco, Francesco Vu, dopo questa mostra, ha cominciato a tempestare l'assessore del Corno, l'assessore alla cultura, di: vogliamo una via intitolata a un cinese. Milano deve darci questo segno di essere aperta al punto da poter avere una via intitolata. Ovviamente non vi dico le cose della toponomastica, che sono delle complicazioni spaventose, però lo slargo esatto che c'è a metà di Paolo Sarpi è stato intitolato a un giusto cinese che era console a Vienna nel 1938, fece fuggire un sacco di ebrei, un sacco di persone da Vienna, e alla fine lui perse chiaramente la carica di console, fu punito per questa cosa, eccetera. E oggi, quindi, uno cammina in Paolo Sarpi. Dov'è? E all'angolo con Via Lomazzo, proprio. E all'angolo con Via Lomazzo, sotto casa di Marco di Corona, giusto? Esatto. E lì abbiamo, finalmente ci siamo riusciti. Milano è la prima città, credo, che ha un luogo intitolato a un cinese.